Buongiorno amici, salve, ben ritrovati dopo 9 giorni senza video. Sono qua. Sapete tutti che ho avuto l'avventura del dentista, era da fare e non è che è finita, è appena iniziata, però va tutto bene. Che dire, vi ringrazio tutti quanti, vi ho letto veramente i commenti, siete stati... No carini, di più, gentilissimi, gentilissimi, gentilissimi. Io un sostegno così non immaginavo dal web si potesse avere. Quindi grazie, vi ho letto a tutti, vi abbraccio. E andiamo avanti a cucinare. Non è che non ho cucinato, ho cucinato meno però. Questa mattina vado a fare una torta cretina, una torta cavolata, una stupidaggine. Una torta ma morbidissima per chi? È andato dal dentista, per chi vuole starsene in forma, perché è una torta proteica, senza carboidrati, senza... c'è niente. 3 ingredienti. 8 uova le metto nella planetaria. Guardate un po', 250 grammi di zucchero e 1 chilo di ricotta. Così, così, allora potete farlo con le fruste, anzi se fate una dose piccola vanno benissimo le fruste, lo potete fare a mano proprio con un frustino, con un cucchiaio di legno, cioè è un dolce, è buonissimo, eh. Poi la parte bella sono gli aromi, allora qui arrivano le bacche di Letizia, cioè Letizia, le tue bacche sono meravigliose. Guardate quelle che mi ha mandato Letizia, guardate quanto sono ciccione, guardate che bello. Così, sentite un po' di confusione, ma siamo nei lavori, stiamo ordinando tutto, tutte le piante e le verdure per la nostra piccola azienda agricola Conventello House e Out. Guardate, guardate questa vaniglia, cioè io della vaniglia così non l'avevo mai avuta. Guardate quanta polpa che c'è. Via, gliela mettiamo. Allora, questa torta, se non avete una vacca così, perché una vacca così non la trovi al supermercato nel modo più assoluto, però potete mettere insomma quello che volete. Sapete, io uso tutto, io uso anche la bustina quando ho quella. Questa baccello, sapete adesso noi dove lo mettiamo? A volte li secco, li frullo, ma questo qui lo metto nello zucchero, nella zuccheriera del caffè, che lo zucchero diventa tutto vanigliato, profumato, è fantastico. Bene, altro aroma, buccia di limone o buccia di arancia? L'arancia ci sta da Dio, io l'ho finita, ho finito le arance, le vado a comprare tra un po'. Però va benissimo anche la scorza di limone, però ci vuole. Poi con la frusta vado a montare tutto. Volevo anche, intanto colgo l'occasione, volevo ancora anche ringraziare per tutti voi che ci seguite con la nostra azienda, con Matteo, insomma, è troppo bella sta cosa, bellissima, è bellissima. Poi ci sono un sacco di cose che vi vorrei dire perché in questi giorni non ci siamo visti, ma ve le dirò man mano. Oggi è una mattina piena di impegni, faccio questa torta, dicevo faccio questa torta. Perché dal dentista è andato tutto bene, ma ragazzi, cioè, devo essere calata anche, non riesco a mangiare, cioè, sto mangiando quasi niente e tutte cose morbide. Mi hanno detto che devo avere pazienza, ieri mi hanno tolto i punti, è andato tutto bene, va tutto bene, però le mangio delle cose morbide. Questa torta me ne mangio un sacco. Bene, la frusta nella planetaria, monto bene 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 tutti questi ingredienti, porto il telefono sulla planetaria e vi faccio vedere. Faccio vedere, vedete, viene, si monta normalmente, una vera sciocchezza. Questo è il risultato, non è che lo monto, cioè lo amalgamo bene e così. Poi, allora, questo dolce viene subito alto perché nella cottura diventa alto, quando dopo si raffredda si abbassa un pochettino, è buono, ma l'avrete visto sicuramente anche nei
nel banco salumi dei supermercati dove c'è il formaggio, quelle torte di ricotta le chiamano, che sono col limone, così. Va bene, una teglina, io ho questa teglia piccola vecchia, ho messo un pezzo di carta forno, poi l'ho bagnato e poi l'ho steso perché sta un po' più fermo e poi non faccio altro che andarla a rovesciare. Si vedono i puntini della vaniglia, questa vaniglia è incredibile. Da. Accendiamo il forno, 180 gradi o 170 se avete un forno molto forte, e deve stare su un'oretta, ci vuole tutta un'oretta, eh? E voilà, dolce fatto, andiamo in forno, ci vediamo fra un'oretta, 170-180 gradi. Ciao. Appena sfornata, cioè, gente, guardate che spettacolo, morbidosa, morbidissima, c'è un profumo di vaniglia incredibile. Ora la lasciamo raffreddare che si abbasserà un po', cioè, zucchero a velo, wow, meraviglia, meraviglia, provate questa torta perché è incredibile.